One Podcast. Ho molto riflettuto su come scrivere questa puntata, per un motivo molto semplice. Mi ritrovo oggi a parlare di qualcosa che non ho vissuto e non potrò mai vivere in prima persona: il parto. Ammetto di essermi incartato nei miei stessi pensieri. Ho avuto come l'impressione di avere dentro le emozioni giuste, ma di non riuscire a mutarle in parole. Come puoi parlare di parto se non potrai mai averne uno? Allora mi sono fermato un attimo a riflettere e mi sono reso conto che in realtà questo tema riguarda anche me. Un giorno potrei diventare genitore e il come la mia compagna vivrà il suo parto mi riguarda e come. E riguarda, credo, in realtà tutti i maschi. A partorire può essere una sorella, una mamma o un'amica. E quindi, veniamo a noi. La notte tra il 7 e l'8 gennaio di quest'anno, un bambino neonato è morto all'ospedale Pertini di Roma mentre era nel letto con sua madre, esausta dopo il parto, appunto. Questa è la notizia che tutti quanti abbiamo letto. Ora, ve ne accorgerete, questo podcast nasce con l'idea di sapere attendere che il flusso incontrollato di notizie passi, di fermarsi un attimo e di fare insieme una riflessione distante il più possibile dall'impatto emotivo di ciò che leggiamo. E quello che abbiamo letto riguardo a questa tragedia ha molto ruotato attorno ad un'espressione inglese che ha diviso il dibattito: rooming in. Ma perché? Io sono Marco Maisano e ogni giorno, assieme a chi ne sa più di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere alla domanda più semplice del mondo: ma perché? La madre di Carlo Mattia, il neonato morto al Pertini, ha raccontato di avere chiesto aiuto al personale dell'ospedale. Il travaglio, infatti, secondo quanto racconta il compagno, sarebbe durato quasi un'intera giornata. La richiesta di portare il piccolo al nido, però, sembrerebbe essere stata ignorata. E da quanto sappiamo, Carlo Mattia e sua mamma sono rimasti nello stesso letto. Dunque, la notizia della morte di Carlo Mattia ha innescato un dibattito. L'ennesimo, diciamolo, attorno alla sanità e a come questa dovrebbe essere. Più personale e meno turni sfiancanti. La solita ricetta mai veramente applicata. Poi però, ad un certo punto, lo avrete notato, si è cominciato ad utilizzare questa espressione, rooming in, ovvero la pratica che l'OMS definisce, e vi leggo testualmente, la permanenza del neonato e della madre nella stessa stanza in un tempo più lungo possibile durante le 24 ore, salvo quello dedicato alle cure assistenziali. E come spesso accade, il dibattito si è subito polarizzato tra chi è favorevole a questa pratica, e cioè a fare stare il più tempo possibile mamma e neonato insieme, e chi invece sostiene che debba essere limitata, se non addirittura evitata del tutto, tornando così ad una maggiore presenza del nido negli ospedali. Il rooming in ha diviso in due il dibattito. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi è Roberta Villa, medico e giornalista scientifica. Le ho chiesto di spiegarci meglio cos'è il rooming in e perché è una pratica così divisiva. Per le donne della mia generazione il rooming in è stato una grande conquista, un rooming in inteso come possibilità di avere un contatto continuo con il proprio bambino dopo la nascita, anche durante il ricovero ospedaliero. Come spesso accade nelle conquiste dei pazienti, dei cittadini, questa possibilità si è trasformata per le strutture sanitarie nell'opportunità di ridurre i costi legati alla gestione del nido, al personale addetto alla cura dei neonati. Questo assolutamente non è lo spirito del rooming-in. Rooming-in non significa che una donna appena partorito, magari dopo un cesareo o dopo un parto lungo e difficile, debba immediatamente prendersi cura del bambino in tutto, ossia completamente abbandonata in una stanza con un bambino che non sa come gestire, perché poi oggi la maggior parte delle donne non ha nemmeno un'esperienza con fratellini, cuginetti, come accadeva nelle grandi famiglie patriarcali di una volta. Però questo è un problema
problema che va al di là della gestione ospedaliera, nel senso che anche a casa queste donne si trovano abbandonate di fatto dopo i pochissimi giorni che restano a disposizione per i compagni per aiutarle. Chi non ha vicino una mamma o una parente o un'amica disponibile si trova spesso sola, e questo è un problema che, ripeto, va al di là della gestione ospedaliera, che andrebbe affrontato in un altro modo. In altri paesi i ricoveri sono anche più brevi, ma ci sono delle ostetriche che visitano le donne, che si accertano che la situazione sia ottimale per loro e che anche per il bambino non ci siano rischi, ma la situazione sia ben stabilizzata. Non vorrei che tutta questa campagna adesso contro il Rumin, che si sta allargando a tutte le conquiste appunto fatte nella gestione della maternità come un evento naturale nella vita delle donne e, diciamo, delle famiglie, dell'umanità, e quindi anche il peso che giustamente oggi viene di nuovo dato all'allattamento, ecco, che tutto questo venga sacrificato anche ai fini di chi su questo lucra. Per esempio chi produce latte artificiali o la sanità privata, che in questo momento si sta presentando come un'alternativa migliore rispetto alla sanità pubblica, con le difficoltà di personale e di risorse che questa sta incontrando. Attenzione quindi a non farci strumentalizzare, abbiamo il dovere di chiedere assistenza, il diritto di chiedere un'assistenza corretta, è impensabile che le donne siano lasciate sole a gestire i neonati nel momento in cui ancora non stanno bene, ma quello che dobbiamo chiedere è un po' di più, di maggiore attenzione per la maternità in generale, soprattutto ora che si invoca tanto il problema della denatalità nel nostro paese. Grazie a Roberta Villa per la sua risposta. Anche questa volta, diciamocelo, potevamo aspettare un attimo in più prima di parlare. Abituati come siamo ad aprire Twitter o Instagram, ad ascoltare il nostro influencer di riferimento e a sentirci poi subito esperti, no? Oggi di rooming in, espressione di cui ignoravamo l'esistenza fino a pochi giorni fa, domani poi di politica, poi di scienza, insomma, subito poi favorevoli o contrari a tutto. Così facendo però perdiamo di vista il centro delle cose, quel centro che invece Roberta Villa credo abbia ritrovato. Io vi ringrazio di essere rimasti con me anche oggi e vi do appuntamento a domani. Ciao! Ma perché è un podcast scritto da me, Marco Maisano. Riprese e montaggio Giulio Rondolotti. Musiche originali Matteo Cassi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile di produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.